Capitolo quindicesimo, strofa seconda. Al buio è più sicura per la segreta scala travestita, o oh sorte fortunata, al buio è ben celata, stando la mia casa al sonno abbandonata. Spiegazione. 1. In questa strofa l'anima sta ancora cantando alcune proprietà dell'oscurità della notte, ripetendo i preziosi vantaggi che questa le ha procurato. Descrive poi tali proprietà rispondendo a un'obiezione implicita, affermando che non si deve pensare che avendo da attraversare questa notte di oscurità fra tanti tormenti, dubbi, timori e orrori, come ho detto, abbia corso maggior pericolo di perdersi. Al contrario, in questa notte oscura ha guadagnato se stessa, si è liberata ed è sfuggita abilmente ai suoi nemici quando le sbarravano il cammino. Col favore delle tenebre di questa notte ha cambiato l'abito e si è travestita con livree di tre colori diversi, come si dirà in seguito. Poi è passata per la segreta scala, cioè quella della fede, all'insaputa delle persone di casa, come dirò più avanti. Attraverso di essa è uscita nascosta e ben celata, realizzando così al meglio la sua impresa. Non si dava occasione per muoversi più sicura, particolarmente perché si trovava già in questa notte purificatrice, in cui gli appetiti, gli affetti, le passioni, eccetera, della sua anima erano addormentati, mortificati e cancellati. Se invece fossero stati svegli e attivi, non gliel'avrebbero consentito. Si commenta dunque il verso che dice: al buio è più sicura. Capitolo sedicesimo. Capitolo sedicesimo, ove si spiega come l'anima, benché nelle tenebre, avanzi sicura. Ho già detto che l'oscurità di cui parla qui l'anima si riferisce agli appetiti e alle potenze sensitive, interiori e spirituali. Tutte, infatti, in questa notte rimangono all'oscuro relativamente alla loro luce naturale, così che purificate da questa possono essere illuminate dalla luce soprannaturale. Gli appetiti sensitivi e spirituali sono addormentati e mortificati, non possono gustare cose divine né umane. Le affezioni dell'anima, oppresse e soffocate, non possono muoversi verso di esse né trovare appiglio in nulla. L'immaginazione è imbrigliata e incapace di formulare un ragionamento appropriato. La memoria è esaurita. L'intelletto ottenebrato non comprende nulla. Anche la volontà è arida, oppressa. Tutte le potenze sono nel vuoto assoluto e rese inutili, ma più di tutto grava sull'anima una spessa e pesante nube che la tiene nell'angoscia e lontana da Dio. Per questo l'anima dice di camminare al buio è più sicura. 2. Il motivo di questa situazione è spiegato con molta chiarezza. Abitualmente l'anima sbaglia solo quando segue i suoi appetiti e le sue inclinazioni, i suoi ragionamenti, le sue conoscenze, le sue affezioni. In questi casi essa pecca per eccesso o per difetto, indulge a cambiamenti o si lascia andare a spropositi, in breve inclina verso ciò che non conviene. Risulta quindi chiaro che una volta sospese tutte queste operazioni e questi movimenti, l'anima è al sicuro dal pericolo di seguirli nei loro errori. Non solo si libera da se stessa, ma altresì dagli altri nemici, che sono il mondo e il demonio, i quali una volta soffocati gli affetti e le operazioni dell'anima, non le possono fare guerra in nessun altro modo. 3. Per questo, quanto più l'anima si muove nella notte oscura, libera dalle sue operazioni naturali, tanto più procede sicura. Difatti, come scrive il profeta, la perdizione dell'anima viene da lei medesima, cioè dalle sue operazioni e dagli appetiti interiori e sensitivi, mentre il bene, dice il Signore, solo da me. Così, una volta che l'anima si astiene dalle sue miserie, sarà pronta ad accogliere i beni che l'unione con Dio produrrà nelle sue potenze e facoltà, rendendole divine e celestiali. D'altra parte, fin quando dura
il periodo delle tenebre, se l'anima ci bada, sarà in grado di vedere molto chiaramente quanto poco le sue potenze e le sue facoltà si perdono dietro a cose inutili o dannose, e quanto essa sia al riparo dalla vanagloria, dalla superbia, dalla presunzione e dalla falsa gioia e da molte altre miserie. Di conseguenza, quando l'anima attraversa questa notte oscura, non solo non si perde, ma ne trae grande profitto, perché avanza nelle virtù. 4. A questo punto però si presenta una domanda. Se le cose soprannaturali, per loro natura, fanno bene all'anima, la fanno avanzare e le danno sicurezza, perché Dio annebbia le sue potenze e facoltà così che essa non possa godere di quelle cose soprannaturali, né servirsene come per gli altri beni, anzi di meno? La risposta è semplice. È opportuno che in questo stato le potenze e le facoltà non siano attive, né desiderino le cose spirituali, perché sono impure, imperfette e molto naturali. Quindi, anche se fosse loro concesso di assaporare le cose soprannaturali e divine, non potrebbero approfittarne se non in maniera molto imperfetta e naturale, cioè conforme alla loro struttura. Il filosofo infatti afferma: ognuno riceve una cosa secondo le capacità della propria natura. Questo è il motivo per cui, non avendo le potenze naturali, né purezza, né forza, né capacità per poter ricevere e gustare le cose soprannaturali in conformità alla natura di queste, cioè divinamente, ma solo secondo la propria, che è umana e imperfetta, è opportuno che vengano immerse nelle tenebre anche riguardo alle cose divine. Una volta divezzate, purificate, ridotte a nulla, liberate dal loro modo imperfetto e umano di ricevere e agire, tali potenze e facoltà saranno in grado di ricevere, sentire e gustare le realtà divine e soprannaturali in modo elevato e perfetto. Ma questo non può accadere se prima non muore l'uomo vecchio. 5. Da ciò si deduce che ogni dono spirituale, se non viene dall'alto e discende dal Padre della Luce, sul libero arbitrio e sulla volontà umana non viene gustato divinamente e spiritualmente, ma umanamente e naturalmente, come del resto tutte le altre cose, dal gusto e dalle potenze. Anche se l'uomo eserciterà il suo gusto e le sue potenze per arrivare fino a Dio, non riuscirà mai a gustare le dolcezze, perché i beni non vanno dall'uomo a Dio, ma da Dio all'uomo. A tale proposito, se non fosse fuori luogo, potrei spiegare qui come molte persone siano felici di riferire a Dio o ai beni spirituali, i gusti, gli affetti e le attività delle loro facoltà, pensando che tutto ciò sia soprannaturale e spirituale, mentre forse non si tratta che di atti e desideri molto naturali e umani. Poiché tali persone nutrono simili disposizioni verso tutte le cose, le nutrono anche verso le cose buone, con quella facilità naturale che hanno nel dirigere le loro potenze e facoltà verso un oggetto qualsiasi. 6. Se in seguito si presenterà l'occasione, ne parlerò. Offrirò a loro alcuni indizi per conoscere quando i movimenti e gli atti interiori dell'anima nei suoi rapporti con Dio sono soltanto naturali o solo spirituali, oppure spirituali e naturali insieme. Qui basti sapere che se gli atti e i movimenti interiori dell'anima devono essere mossi da Dio in modo divino, devono prima passare per le tenebre, essere addormentati, placati nella loro sfera naturale, fin quando tutte le loro capacità e attività non vengono ridotte a nulla. 7. Anima devota, quando vedrai i tuoi appetiti nelle tenebre, i tuoi affetti nell'aridità e nell'oppressione, le tue facoltà ridotte all'impossibilità di compiere qualsiasi esercizio della vita interiore, non te ne devi addolorare, ma al contrario considera questo stato una sorte fortunata. Dio infatti ti sta liberando da te stessa, ti sta togliendo di mani i tuoi averi. Malgrado il buon uso che ne avevi fatto, non potevi agire così bene, perfettamente e sicuramente come ora, a causa della loro impurità e imperfezione. Dio ti ha presa per mano, ti guida come un cieco nell'oscurità dove tu non sai, e per una strada che non conosci e dove mai riusciresti a camminare con i tuoi occhi e i tuoi piedi. 8.
Un altro motivo per cui l'anima non solo avanza sicura al buio, ma riceve anche grande profitto sta nel fatto che comunemente il suo progresso e la sua perfezione le vengono da dove meno se l'aspetta, anzi, per lo più, di là dove pensa di perdersi. E infatti, non avendo mai sperimentato quella novità che la fa uscire da se stessa, la confonde e sconvolge il suo primo modo di procedere. Pensa di perdersi più che di guadagnare meriti, perché vede che nella realtà dei fatti si perde proprio relativamente alle sue conoscenze e ai suoi gusti ed è costretta ad andare dove non conosce e non le piace nulla. Assomiglia a un viaggiatore che si reca in terre nuove, sconosciute, mai esplorate prima, lasciandosi guidare non dalle sue conoscenze, ma avvolto nell'incertezza dalle informazioni degli altri. Certamente egli non potrà raggiungere questi nuovi paesi né sapere più di quanto sapeva prima, se non affronta strade a lui ignote dopo aver lasciato quelle note. Allo stesso modo, chi vuole perfezionarsi in un mestiere o in un'arte si muove sempre a tentoni, sempre superando le sue conoscenze precedenti. Se non le oltrepassasse, non progredirebbe nell'apprendimento. Così l'anima più avanza nelle tenebre senza sapere dove va, più progredisce nella perfezione. Perciò, secondo quanto detto, Dio è qui il maestro e la guida di questo cieco che è l'anima. Ora che essa comprende bene questa verità qui riferita, ha di che rallegrarsi e può ben dire uscì al buio e più sicura. 9. Un altro motivo per cui l'anima ha attraversato sicura queste tenebre è la sofferenza. Ora la via della sofferenza è più sicura e vantaggiosa di quella della gioia e dell'iniziativa personale. Anzitutto perché quando si soffre si ricevono ulteriori forze da Dio, mentre quando l'anima agisce o è nella gioia manifesta le sue debolezze e le sue imperfezioni. E poi perché quando si soffre si esercitano e si acquistano le virtù, quindi l'anima si purifica e cresce nella sapienza e nella prudenza. 10. Ma c'è ancora un altro motivo più importante per cui l'anima in questo stato avanza sicura nel buio. Tale motivo va ricercato in quella luce o sapienza oscura di cui ho parlato. Questa notte oscura della contemplazione investe e pervade l'anima al punto tale da avvicinarla a Dio, porla al suo riparo e liberarla da tutto ciò che non è Dio. In questo stato l'anima è, per così dire, in cura per recuperare la sua salute che è Dio stesso. Sua maestà allora la mette a dieta, la tiene nell'astinenza e distrugge in essa il cupido desiderio di tutte le cose create. Di tutte le cose create. Accade come al malato che è molto caro ai familiari. Lo tengono talmente riparato che non gli lasciano prendere aria né godere della luce e nemmeno viene disturbato dai passi o rumori di quelli di casa. Lo nutrono con un cibo molto raffinato e secondo misura e badano che sia sostanzioso più che saporoso. 11. Tali sono le proprietà prodotte nell'anima dalla contemplazione oscura. Mirano tutte alla sua sicurezza e salvaguardia, perché ormai è molto vicina a Dio. Quanto più l'anima si trova vicino a Lui, tanto più profonde sono le tenebre e intensa l'oscurità dovute alla sua debolezza. Assomiglia a uno che si avvicina al sole. Quel suo grande splendore acceca e fa soffrire l'occhio a causa della sua debolezza e impotenza. Così è della luce spirituale di Dio. È immensa e supera talmente l'intelletto umano che quando gli si avvicina lo acceca e lo getta nell'oscurità. Questo è il motivo per cui in un salmo Davide dice che Dio si nascondeva avvolgendosi di tenebre come di velo, acque oscure e dense nubi lo coprivano. Quest'acqua tenebrosa contenuta nelle nubi dell'aria è l'oscura contemplazione e sapienza divina accordata alle anime. L'anima comincia a rendersi conto di essere vicina a Dio, come tenda dove egli abita, a mano che egli la unisce a sé. E così, quanto la luce e la luminosità di Dio sono eccelse, tanto più esse sono tenebre oscure per l'uomo, come dice San Paolo. La stessa cosa dice Davide in un salmo, davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi, cioè l'intelletto naturale, la cui luce, come dice Isaia, è spessa tenebra.
o tenebrata est in caligine eius, è stata oscurata dalla sua caligine. 12. O misera condizione umana, dove si corrono tanti pericoli e si arriva tanto faticosamente alla conoscenza della verità, poiché ciò che è più chiaro e vero ci appare più oscuro e incerto, ragion per cui evitiamo ciò che è meglio e inseguiamo e abbracciamo ciò che brilla più forte e riempie i nostri occhi, mentre è proprio questo ciò che ci conviene meno e ci fa incespare ad ogni passo. Chi mai potrà dire i pericoli e le paure che sperimenta l'uomo dal momento che la stessa luce dei suoi occhi, che dovrebbe guidarlo, è invece la prima ad abbagliarlo e a farlo deviare dal cammino verso Dio? Se vuole scorgere la strada da seguire, deve tenere gli occhi chiusi e camminare al buio, onde schivare i nemici di casa sua, cioè i suoi sensi e le sue potenze. 13. L'anima dunque sta ben nascosta e a riparo nelle nubi tenebrose che circonda Dio. Questa, come questa serve a Dio la tenda, da tenda e da abitazione, così servirà anche all'anima da rifugio sicuro e perfetto. Anche se è nelle tenebre, l'anima è ben nascosta e protetta da se stessa e da tutti i pericoli provenienti dalle creature, come ho detto. Proprio di queste anime Davide parla ancora in un altro salmo. Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini, li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue. Salmo 30. Espressione con cui si lascia intendere ogni genere di protezione. Infatti, essere al riparo del volto di Dio, lontano dagli intrighi degli uomini, significa essere fortificati in questa oscura contemplazione contro tutti gli attacchi che possono venire da parte degli uomini. Ed essere al sicuro nella sua tenda, lontano dalla rissa delle lingue, per l'anima significa essere immersa in questa nube tenebrosa che Davide chiama la tenda di Dio. Poiché l'anima tiene sotto controllo tutti i suoi appetiti, i suoi affetti, le sue potenze nelle tenebre, è libera da tutte le imperfezioni opposte al suo spirito, come pure dalla sua carne e da ogni cosa creata. Per questo può a buon diritto dire di camminare al buio e più sicura. 14. C'è ancora un altro motivo, non meno efficace del precedente, per comprendere in modo più chiaro perché l'anima cammina sicura al buio. È la forza che questa nube oscura, dolorosa e tenebrosa di Dio trasmette immediatamente all'anima. Anche se tenebrosa, infatti, è pur sempre umida, pregna d'acqua, quindi capace di ristorare e fortificare l'anima in ciò di cui ha più bisogno, sebbene questo avvenga nell'oscurità e non senza sofferenza. Subito infatti l'anima sente in sé una determinazione vera ed efficace di non fare nulla che possa offendere Dio, né tralasciare nulla che possa rendergli gloria. Quell'amore oscuro la riempie di zelo e sollecitudine per fare oppure non fare le cose per piacere a Dio. Esamina e scruta mille volte se stessa per vedere se l'ha offeso. In breve agisce con molta più attenzione e sollecitudine di prima, quando era ansiosa d'amore, come si è detto sopra. In questo stato, infatti, tutte le potenze, le forze, le facoltà dell'anima sono distolte dalle altre cose create e tutti i suoi sforzi e la sua attenzione mirano solo al servizio di Dio. In questo modo l'anima esce da se stessa e da tutte le cose create per avviarsi alla dolce e piacevole unione d'amore con Dio, al buio e più sicura.